Diciannovesimo giorno. Quinto motivo. Questa consacrazione ci conduce all'unione con Cristo. Questa devozione è una via facile, breve, perfetta e sicura per giungere all'unione con nostro Signore, nella quale consiste la perfezione del cristiano. È una via facile per raggiungere l'unione con Dio. Le vie che portano all'unione con Dio sono sempre segnate dalla croce, persecuzioni, incomprensioni, tentazioni, aridità spirituali, notti oscure dell'anima. Ma sulla strada di Maria, invece, si cammina più soavemente e più tranquillamente che per altre vie. San Luigi si pone un'obiezione. Come mai la storia ci dimostra che i santi profondamente devoti di Maria hanno dovuto ugualmente soffrire tantissimo e perfino di più? E risponde: Maria si fa così vicina e presente ai suoi fedeli servi per rischiararli dalle loro tenebre, illuminarli nei loro dubbi, rassicurarli nei loro timori, sostenerli nei loro combattimenti e nelle loro difficoltà, che davvero questa strada verginale per trovare Gesù Cristo, a paragone di ogni altra, è una via di rose e miele. Quindi i servi di Maria riescono a portare perfino maggiori croci, ma con minore difficoltà, grazie al sostentamento speciale che ricevono dalla Vergine Maria. È una via breve per trovare Gesù Cristo, sia perché non ci si smarrisce né si indietreggia, sia perché si cammina in essa con più gioia e facilità, e quindi con maggior speditezza. Si avanza di più in poco tempo di sottomissione e di dipendenza da Maria che in anni interi di volontà propria e di fiducia in se stessi. E aggiunge San Luigi: con il sostegno, l'aiuto e la guida di Maria, egli avanzerà senza cadere, indietreggiare e persino rallentare, a passi da gigante verso Gesù Cristo. È una via perfetta per incontrarsi e unirsi a Gesù Cristo, perché la Divina Maria è la più perfetta e la più santa fra le semplici creature. E Gesù Cristo, venuto a noi in modo perfetto, non prese altra strada per questo suo grande e meraviglioso viaggio. È una via sicura per andare a Gesù Cristo e raggiungere la perfetta unione con Lui. Così afferma San Luigi che questa pratica non è affatto nuova, ma è così antica da non potersene indicare con esattezza gli inizi. Santo Dilone, XI secolo, la praticò pubblicamente. Il Beato Marino, dello stesso periodo, si fece schiavo della Santissima Vergine alla presenza del suo direttore spirituale e meritò di essere visitato e consolato in punto di morte dalla Vergine Maria. Il padre Simon Rojas, che la diffuse per la Spagna e la Germania, i padri teatini la insegnarono in Italia, Sicilia e Savoia, Stanislao Falasio della Compagnia di Gesù la promosse mirabilmente in Polonia. I gesuiti di Colonia la studiarono, approfondirono e diffusero. Il cardinale de Berulle, la cui memoria è in benedizione per tutta la Francia, fu uno dei più zelanti a propagarla in quella nazione, nonostante tutte le calunnie e persecuzioni mossegli dai critici e libertini. Per garantire ancora di più la sicurezza di questa devozione, possiamo dire che lungo il trattato San Luigi non solo dimostra le sue affermazioni argomentando e citando la Sacra Scrittura, ma costantemente riferisce i padri e dottori della Chiesa e i grandi santi mistici, la cui dottrina è riconosciuta dalla Chiesa, che la praticarono e la vissero. Sant'Agostino, San Bernardo, San Bonaventura, San Tommaso d'Aquino. Questa serietà e ricchezza del trattato ci dà la garanzia di trovarci di fronte a una devozione privilegiata. Lo stesso San Giovanni Paolo II la confermò e diffuse. Dice: la devozione alla Santa Vergine
è un mezzo privilegiato per trovare Gesù Cristo perfettamente, per amarlo teneramente e servirlo fedelmente. Questo disse in occasione del 160° anniversario dalla pubblicazione del trattato, 13 gennaio 2004. Per questa terza settimana, dice San Luigi, si applicheranno in tutte le loro preghiere e azioni quotidiane a conoscere Maria. Chiederanno tale conoscenza allo Spirito Santo. Potranno leggere e meditare ciò che ne abbiamo detto. Reciteranno, come nella prima settimana, le litanie dello Spirito Santo e l'Ave Stella del Mare. Per questa settimana dovrai offrire, appena alzato la mattina, tutte le tue opere a Maria Santissima. Potrai anche offrire tutte le orazioni che fai abitualmente, le tre Ave Marie, la preghiera dell'Angelus, e nella misura delle proprie possibilità recitare il Santo Rosario. In un momento di silenzio ci mettiamo alla presenza di Dio. Chiediamo allo Spirito Santo la grazia di conoscere Maria Santissima. Esortazione di San Bernardo ad avere fiducia. O chiunque tu sia, che nel mare di questo mondo ti senti come sballottato in mezzo ad una tempesta, se non vuoi essere sommerso dalle onde, non distogliere lo sguardo dal fulgore di quella stella. Se insorgono i venti delle tentazioni, se vai contro gli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se turbato dal pensiero delle tue colpe, stai per lasciarti vincere dalla tristezza e stai per cadere negli abissi della disperazione, pensa a Maria. Nei pericoli, nelle difficoltà, nei dubbi, pensa a Maria. Invoca Maria. Seguendo lei non devierai, invocandola non ti smarrirai, pensando a lei non peccherai, tenendoti stretto a lei non cadrai, affidandoti a lei più nulla temerai. Con il suo aiuto ogni fatica sarà per te leggera, sotto la sua guida giungerai facilmente alla patria beata. Litanie allo Spirito Santo. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità unico Dio, abbi pietà di noi. Spirito del Signore, che aleggiando sulle acque all'inizio della creazione le fecondasti, abbi pietà di noi. Spirito, per la cui ispirazione hanno parlato i santi uomini di Dio, abbi pietà di noi. Spirito, la cui unzione ci insegna tutto, abbi pietà di noi. Spirito, testimone di Cristo, abbi pietà di noi. Spirito di verità, che ci suggerisci ogni cosa, abbi pietà di noi. Spirito che ti posi su Maria, abbi pietà di noi. Spirito del Signore che riempi tutta la terra, abbi pietà di noi. Spirito di Dio che abiti in noi, abbi pietà di noi. Spirito di sapienza e intelletto, abbi pietà di noi. Spirito di consiglio e fortezza, abbi pietà di noi. Spirito di scienza e pietà, abbi pietà di noi. Spirito del timore del Signore, abbi pietà di noi. Spirito di grazia e misericordia, abbi pietà di noi. Spirito di virtù, di dilezione e di sobrietà, abbi pietà di noi. Spirito di fede, di speranza, di amore e di pace, abbi pietà di noi. Spirito di umiltà e di castità, abbi pietà di noi. Spirito di benevolenza e di mansuetudine, abbi pietà di noi. Spirito della grazia multiforme, abbi pietà di noi.
Spirito che scrutasti anche le profondità di Dio, abbi pietà di noi. Spirito che intercedi per noi con gemiti inesprimibili, abbi pietà di noi. Spirito che discendesti sopra di Cristo sotto forma di colomba, abbi pietà di noi. Spirito nel quale rinasciamo, abbi pietà di noi. Spirito per il quale la carità è diffusa nei nostri cuori, abbi pietà di noi. Spirito di adozione dei figli di Dio, abbi pietà di noi. Spirito che apparisti sopra i discepoli in lingue di fuoco, abbi pietà di noi. Spirito del quale sono ripieni gli apostoli, abbi pietà di noi. Spirito che ripartisci i doni tra i singoli come vuoi, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ave stella del mare. Ave stella del mare. Ave stella del mare, madre gloriosa di Dio, vergine sempre Maria, porta felice del cielo. L'ave del messo celeste reca l'annunzio di Dio, muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace, spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi, scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene. Mostrati madre per tutti, offri la nostra preghiera. Cristo l'accolga benigno, lui che si è fatto tuo figlio. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo figlio, pieni di gioia nel cielo. Lode all'Altissimo Padre, gloria al Cristo Signore, salga allo Spirito Santo l'inno di fede e di amore. Amen.